Purtroppo un blackout nel secondo tempo, avevamo visto un'Italia, noi e voi sicuramente ci eravamo esaltati e poi abbiamo visto quel blackout improvviso. Voi ve lo siete spiegato un po' nello spogliatoio? Ma sicuramente, infatti, tra il primo e il secondo tempo negli spogliatoi ci siamo detti che il secondo tempo, soprattutto i primi minuti, i primi 10-20 minuti erano quelli in cui dovevamo attaccare e cercare di chiudere un po' la partita. E mentre non è stato così, ci siamo trovati in difficoltà più di una volta e da lì è difficile ripartire, insomma. La Scozia è stata, sembrava addormentata nel primo tempo, sono rientrati forse con una voglia più forte, più preponderante per dimostrare qualcosa in più, voi eravate in netto vantaggio. Sì, sicuramente nel secondo tempo sono stati molto aggressivi, ci sono venuti a cercare, soprattutto sulla loro meta hanno dimostrato che non hanno lasciato nulla fino alla fine. Vi aspettano altre due partite di questo Sei Nazioni non propriamente facili, un'Irlanda che sta dilagando e l'Inghilterra che comunque quell'Olimpico solo 2 anni fa avevamo messo bene in difficoltà. Che cosa vi siete detti? Ma penso che nel Sei Nazioni non ci sono partite facili, quindi ogni partita è una cosa a sé e bisogna prepararla al meglio e cercare di fare il nostro meglio. Comunque complimenti per il Man of the Match, anche se non è una chiave amara.